Season 2 di Buono a Sapersi, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito Paolo e Benedetta. Troppa responsabilità, naturalmente io non sono un medico, però sono qua per dire speriamo che possano davvero venire alla luce delle nuove cure anche qui in Italia per aiutare Serena, e davvero un applauso e un abbraccio ai genitori. Beh, in realtà non sei un medico, ma ti avvarrai anche dell'aiuto di medici e non solo, per Buono a Sapersi che parte lunedì 11 settembre. Ci siamo. Volto della mattina, rimani collocata nel mattinata. A che ora esattamente? Alle 11.05. Noi ci siamo, sarà un bel appuntamento di festa, gioioso, avremo anche il pubblico, quindi finalmente abbiamo le reazioni diciamo in diretta di voi anche da casa, perché no? E sarà un appuntamento con la salute e con il benessere e con l'alimentazione. Come sempre, come è stato con Tempo e Denaro, quest'anno si chiamerà Buono a Sapersi perché tanti saranno i consigli appunto sul lato nutrizionale dei nostri prodotti. Con il prodotto vedo che qui dietro ce ne sono già prodotti autunnali, ecco l'uva per esempio sarà una delle prime puntate, se non la prima, uva e ipertensione, quindi mettendo il prodotto al centro cerchiamo di correlare la patologia e non soltanto, insomma, anche l'aspetto nutritivo. Anche consigli quotidiani, no? Consigli quotidiani, anche pratici, cercheremo di capire come trattare il prodotto che tanto conosciamo e che magari ha dei segreti, e quindi certo, sveleremo tutti però i segreti. È comodo, su questo, perché lei parlando di queste cose, poi si vede, guarda che linea che ha, le applica, ecco, solo sopra persona, quindi giustamente noi che attendiamo. Beh, scusa, tu vuoi dire che quindi io non posso dare... Abbiamo parlato di sagre e di cibo in tutta Italia per tutto il tempo, si vede effettivamente il risultato, non solo su di te Paolo, mi metto anche però io. Siete una bella coppia, devo dire la verità, mi avete tenuto compagnia per questi pomeriggi estivi. Ho lo sgabello rialzato. Ma veramente? Ognuno ha i suoi gruppi. Benedetta, un amore all'altezza. Senti, a proposito di consigli pratici, siamo più o meno in chiusura, però ti ho visto anche autofotografarti in bicicletta, sì. Cioè, tu sei una specie di... Guarda, lo sapevo che arrivavi a questa battuta, sono ritornata a Roma, ho detto va bene, prendiamo la cosa di petto, certo. Quindi facciamo assolutamente esercizio fisico, allora prendo la bicicletta. Il giorno dopo sono rimasta a casa tutto il giorno, perché bisogna farlo con gradualità. Tutti i giorni? No, con gradualità, bravissimo. Oppure tutti, fare con solo calma, una cosa. Signore, non è che adesso arriva l'inverno e via sulla... No, non lo fate, no, perché no, ve lo no, dico bisogna, io. Come lo sci, insomma, bisogna farlo sempre. Esatto, io non lo faccio. Anche d'estate. Torna anche il filo medico-paziente, no? Ci sarà assolutamente, ci siamo, ci sarà... La nostra cabina telefonica, tanto amata da voi telespettatori, che anzi da voi amici naturalmente, abbatterà le file e ci sarà la consulenza medica diretta. Quindi seguiteci, perché noi... Buono a Sapersi. Buono a Sapersi, siamo con voi tutte le mattine. Grazie,